Dopo uno stop momentaneo allo sciopero che ha visto i pescherecci riprendere il mare nella giornata di lunedì, nelle Marche ci si ferma di nuovo. Armatori e pescatori continuano dunque lo sciopero perché, nonostante le loro proteste, il prezzo del petrolio continua a salire e con esso il gasolio, che nella nostra regione ha superato 1,20 euro. Anche a Fano, nei giorni scorsi, era stato lanciato un appello per chiedere aiuti concreti e in tempi rapidi. Un grido d'allarme arrivato anche dal marinaio Daniele Capodagli, preoccupato pure per la provenienza del prodotto ittico. Una cosa che, al posto di darci una mano, ci deprime ancora di più, perché abbiamo provato anche a bloccare dei tir in Ancona, perché se no non vale più la nostra protesta. Cioè. E poi anche con che coraggio lo fanno, perché a noi abbiamo un sistema che abbiamo dovuto studiare per la tracciabilità, il tablet. I ristoranti dicono pesce fresco, ma tu dovresti specificare pesce fresco locale o non locale o decongelato. Cioè, io penso che se fossi un turista pretenderei di sapere, ma dove l'hai preso? Tutti i problemi a cui deve far fronte la marineria ricadono poi sull'intero comparto. In difficoltà anche i commercianti, che confermano l'aumento dei prezzi. Da dove viene adesso il pesce? Ma un pochettino è nostrano, un pochettino è quello allevato. E ci si aiuta un po' così, come viene. Quanto costa di più rispetto a qualche settimana? Non è il caro gasolio, ma è ormai cresciuto da un po' il pesce. Secondo lei cosa bisognerebbe fare per aiutare questa categoria? Magari degli incentivi? Una domanda tanto difficile, tanto grossa. Cioè, ci sarebbe da fare tante cose, però non sono io in grado di poter gestire o dire qualcosa. Ascolti, la gente è diffidente o lo compra ugualmente il pesce? Lo compra ugualmente, ma fa fatica. Fa fatica perché è veramente arrivato a costare tanto. Qual è il prodotto che costa di più, esageratamente, molto di più rispetto a prima? Ma io parlo anche dei pesci di importazione, tipo dai polpi alle seppie, queste cose qua che prima costavano molto poco. Anche la roba congelata è aumentatissima, tanto è aumentata. Quindi è un periodo difficile, molto difficile. La situazione è molto brutta, cioè sia chi compra, sia per noi, sia per il pescatore, tutto, andiamo male tutti qua. Una catena. Tutto legato, cioè se non c'è il pesce non possiamo lavorare. Il pesce va caro e la gente si lamenta perché il pesce costa e poi la roba non è nostrana, costa lo stesso però non è fresca, cioè non è nostrana, arriva dalla Croazia. Sicuramente una crisi che avrà ripercussioni anche a livello occupazionale, se durerà poi a lungo. Ah sì, sì, dura, se dura molto, guarda, non so come. Adesso noi, perché oggi abbiamo un po' di pesce, perché le barche sono andate un giorno, hanno fatto Ancona, se no adesso non lo so come facciamo, cioè lavoriamo con la roba di congelata, cioè non lo so, meglio chiudere, è quello, cioè come andiamo, non possiamo andare avanti così. La merce è poca, le marinerie che pescano sono due o tre, quindi di conseguenza il pesce è pochissimo. Già il periodo comunque è proprio che è poco pescoso, in più adesso con le marinerie ferme il pesce è aumentato tantissimo. Quali sono i prodotti che sono aumentati in maniera esagerata? Le alici, le sogliole, le pannocchie, però un po' tutto, diciamo, quel poco pesce fresco che si trova, si paga tanto purtroppo. Che cosa ha comprato? Ho comprato qui del baccalà. L'ha trovato più caro rispetto ad altre volte? No. Sinceramente lo stesso prezzo della settimana scorsa, il mese scorso l'ho comprato, adesso magari rispetto all'anno scorso potrebbe essere anche più caro, non lo so, pesce nostro, pesce azzurro, sardoncini, queste cose qua non si trovano tanto, quindi magari ci orientiamo su altro tipo di pesce.